Talarico, Gennaro Talarica, Benetello, a Salvatore Loria e tra poco vedremo in azione questi atleti che già hanno conseguito a livello internazionale dei risultati molto lusinghieri. Kata per gli atleti italiani, vedete, esecuzione lenta che si alterna a movimenti con grande tempestività portati in alto e in basso, parata, taglio della mano, doppio colpo e girata. Come ricordavamo, è fondamentale la concentrazione e questi ragazzi azzurri dimostrano davvero di essere ben preparati, si muovono in sincronia. Ricordiamo che, vedete, gli applausi non mancano, ricordiamo che questi movimenti fanno parte di kata interpretati, ossia forme che vengono poi interpretate dagli atleti, quindi vengono presi vari movimenti dai vari stili di karate che sono tantissimi, a partire dallo Shotokan, che messi per conto proprio, magari hanno anche creato altre strutture, altre federazioni, ma hanno portato avanti questa impostazione di stile che è tra le più antiche. Questa è una prova, proiezione a terra, ancora un'applicazione del kata, vedete, colpo di braccia, sokutoku, vedete, colpo col taglio del piede, doppia entrata, proiezione. Fondamentale lo sguardo, provate a notare la testa e gli occhi di chi si difende e contrattacca, bisogna intuire l'attacco dell'avversario. E questo rende anche più veritiero l'esercizio, che sembrerebbe se no combinato, anche se c'è un allenamento molto lungo e un controllo molto lungo tra gli atleti in preparazione. Ancora doppia parata, doppio attacco, vedete, di braccia, poi colpo di gambe, maigiri, calcio frontale, alto e proiezione a terra, una spazzata. Applausi, applausi per queste esecuzioni molto calibrate, molto controllo. Saluto.